Mi vedo dall'alto, la testa riversa sul tavolo, la guancia sinistra appoggiata sulla tovaglia, come da bambino, quando mi addormentavo in cucina e mia madre mi svestiva e mi metteva a letto, quasi incosciente. Però non sto dormendo. La mia tempia destra è sfondata da una pallottola. Dalla bocca mi esce del sangue e ho una rivoltella in mano. Vorrei urlare e non ci riesco. Non provo dolore, solo angoscia e paura. E curiosità. La scena lascia pochi dubbi, mi sono sparato, eppure non ricordo di averlo fatto, non mi viene in mente nessun motivo per cui avrei dovuto mettere fine alla mia vita. Non era perfetta, ma mi sembrava andasse abbastanza bene, meglio di quella di tante persone che conosco. La pistola è mia, l'ho comprata e registrata 4-5 anni fa, spaventato da una rapina avvenuta nel palazzo a fianco. Avevo deciso di iscrivermi al poligono. Due telefonate, poi, passata la paura, era venuta meno la voglia. La Beretta 98FS era finita in un cassetto della scrivania, smontata. A poco metto un po' d'ordine, le immagini riaffiorano, c'è un abete addobbato. Lo ha fatto Irina, la mia domestica. Ci sono delle candele accese. È la notte del 24 dicembre e io sto morendo, o forse sono già morto. Questo è l'inizio del mio nuovo romanzo, che si chiama, appunto, Non si può morire la notte di Natale. Tutto il resto sono pensieri e indagini e forse verità.